Siamo al Panificio San Francesco di Codeville con Isidoro Roncato, il presidente del CDA, che ci spiega le novità di oggi e che consistono nell'inaugurazione di una nuova linea produttiva. Diciamo che questa linea è nata 10 anni fa a San Francesco. Dopo 4 anni ci siamo plafonati con la produzione come tale, ci abbiamo pensato un po' su e abbiamo rimesso in sesto con l'innesto di un fondo una seconda linea per raddoppiare sicuramente le esigenze commerciali che ci sono in giro di un prodotto nuovo, non nuovo ma la ciabatta che mancava a noi, perché noi produciamo solo baguette. Abbiamo un pane con una ricetta pulitissima, senza nessun aggeggio chimico dentro, e come tale il nostro successo è stato proprio quello. Quando siamo andati noi non potevamo buttarci nella bagarre dei concorrenti perché eravamo perdenti, siamo andati da poco noi. Il successo è avvenuto in 3 anni, solo per il consumatore finale ha trovato il nostro prodotto sicuramente diverso da quello che c'era in giro. Un successo che si declina soltanto in Italia o anche con l'esportazione all'estero? Compriamo tutta Italia, da Bolzano a Catania, abbiamo esportato un po' in Cina, Shanghai, Stati Uniti, qualche cosa. Qui lavoriamo 3 turni per 6 giorni e più la domenica. E come tale più di così non si poteva andare. La seconda linea è nata proprio per questo, per dare più spazio alla richiesta che hanno i nostri clienti. Noi serviamo solo grande distribuzione. Quindi se vogliamo parlare di numeri, la produzione ad esempio quotidiana della linea, quanto si aggira adesso? Giornaliera sono in questo momento 800 quintali al giorno, con la seconda linea andiamo sui 1500-1600 quintali. Quindi sarà più che raddoppiata? Più che raddoppiata.